prigioni hanno un luogo di eterna sofferenza e punizione. Alcuni lo chiamano inferno, altri al di là e altri ancora nei modi più svariati. Ma la verità è che quel luogo si trova sulla terra. E io, purtroppo, ci ho passato gli ultimi 40 anni della mia vita. Era una solata mattina estiva e io ero solo un giovane ragazzo innamorato, appena diplomato. Tutto era splendido. Stavo andando dalla mia amata con la mia bicicletta. Stavo facendo la rotatoria quando è successo. Quell'auto è sboccata dal nulla. Ricordo solo quei fari su di me. E poi mi sono risvegliato, per così dire, in ospedale. Ero cosciente, ma non potevo parlare né muovermi. Sentivo i medici parlare con la mia famiglia. Dicevano che ero in un coma irreversibile e che il mio cranio era diviso in due. Sentivo Mara piangere. Io volevo dirle che stavo bene, ma non riuscivo a muovere le labbra. Per i primi mesi non è stato tanto male. Avevo tempo per pensare alla mia vita. I miei cari venivano sempre a trovarmi. Ma col tempo le loro visite divennero sempre più rare, finché smisero. Alla fine rimasi solo, imprigionato nella mia mente a rimpiangere tutto quello che avevo e che avevo dato per scontato. Riuscite ad immaginare cosa ho provato? No, non potete. Nessuno può. Solo chi ha sofferto lo stesso può capire la solitudine, la noia. Il dolore delle mie ferite mi logorava. Smisero anche di darmi farmaci. Lo ritenevano uno spreco. L'unica cosa che potevo fare, giorno dopo giorno, era respirare. Erano passati 10 anni. Ormai la mia mente era piena d'odio e di rabbia. I miei anni migliori ormai alle spalle. Mia madre venne a trovarmi. Era vestita molto bene. Mi disse che 2 anni prima mio padre era morto. Sì, avete capito bene. Mio padre era morto e lei me lo diceva 2 anni dopo, come stesse parlando di un estraneo. Mi disse anche che si era risposata e aveva avuto un altro figlio e che Mara era andata a vivere in Spagna da sua zia. Pensavo solo a tutto quello che avevo perso e che tutti mi avevano ormai abbandonato. Ero solo. Passavano gli anni e l'ala dell'ospedale in cui vivevo venne chiusa. Una volta al giorno un'infermiera veniva a cambiarmi la flebo, mentre il resto del tempo lo passavo nell'oscurità a soffrire. Dopo 25 anni di torture, ormai la rabbia era svanita. Chiedevo solo la morte, la fine di tutti i miei tormenti. Un giorno venne da me un vecchio. Solo dopo lo riconobbi. Era il mio vecchio professore di matematica delle superiori. Sembrava molto scosso, anche se non ne vedevo il motivo. Si avvicinò a me e mi chiese scusa. Non capii. Poi se ne andò. Passarono gli anni e io mi interrogavo ancora sull'incontro col prof. Poi, un giorno, capì. Era stato lui. Lui mi aveva investito. Lui mi aveva fatto questo. Il mio odio cresceva di giorno in giorno. A 32 anni dal mio incidente, ero ormai adulto. E con mia grande sorpresa, venni portato via dall'ospedale, presso una clinica. Seppi solo dopo
che mia madre mi voleva far operare per riuscire a curarmi, anche se era solo un azzardo. Dopo 18 operazioni, un dolore atroce, riuscii finalmente ad aprire gli occhi. Ero finalmente guarito. Dopo qualche altro mese riuscii a parlare e poi a camminare. Dopo un breve percorso di guarigione, venni a sapere che mia madre era morta di cancro. Non mi importava. Dopo tanto dolore, volevo fare solo una cosa. Una volta dimesso, camminai per ore, finché non raggiunsi la mia vecchia città. Arrivato lì, andai a bussare alla porta del professore. Mi aprì. Era terrorizzato. Mi implorava di aver pietà, ma io non sentivo ragioni. Varcai la soglia, mi avvicinai a lui e lo abbracciai. E dopo lo accoltellai. L'inferno. Io ci sono stato. Non dimenticate i vostri cari.